Ciao a tutti! Oggi inauguriamo la sezione ricette con Cecilia, che ci mostrerà come preparare per il nostro cane i biscotti alla menta. Buona visione! Ciao da Cecilia Costantino di corsodicucinapercani.it. Oggi faremo insieme i biscotti alla menta, degli ottimi biscottini per profumare l'alito del vostro amico quattro zampe. Ecco gli ingredienti che ci serviranno per la preparazione dei biscotti alla menta. 300 g di farina integrale di farro, un cucchiaio di olio di semi di lino, un vasetto di yogurt di soia, 5 g di prezzemolo, 5 g di foglie di menta, un uovo. Preriscaldate il forno a 150 gradi. Voglio farvi vedere le formine che ho acquistato su Amazon per la preparazione dei biscotti. E vi metterò il link nella sezione dedicata dove vi faccio vedere tutte le cose che ho utilizzato per il corso di cucina. Quindi apriamole insieme. Sono quattro, c'è quella a forma di osso, a forma di zampa, a forma di cagnolino e a forma di gatto. Sarebbero queste, ve le faccio vedere. Spero che vi piacciono, allora iniziamo a preparare i nostri biscotti. Iniziamo dal preparare l'impasto dei nostri biscotti. Quindi prendiamo una terrina e spacchiamo l'uovo. Sbattiamo l'uovo e poi andiamo ad aggiungere l'olio di semi di lino. Mescoliamo nuovamente. Aggiungiamo lo yogurt di soia. Mettiamo le foglie di menta, il prezzemolo, mescoliamo e andiamo ad aggiungere la farina integrale di farro a poco. Aggiungiamo la restante farina lasciandone un po' per stendere poi l'impasto e mescoliamo, impastiamo bene con le mani. Potete continuare a impastarla sul tavolo. Prendiamo un mattarello e stendiamo il nostro impasto. Appena avrete steso il vostro impasto con uno spessore di circa 5 mm, potrete iniziare a fare i stampini. Io utilizzerò gli ossi per questi biscotti. Appena avrete terminato con gli stampini, potrete utilizzare una palettina per sollevare gli ossi e posizionarli su una teglia con la carta forno. Mi raccomando, il forno va preriscaldato a 150 gradi. Inforniamo i nostri biscotti per 20 minuti a 150 gradi. Dopo 20 minuti esatti, ecco qui il risultato: i nostri biscotti sono pronti per essere sfornati. A questo punto non ci resta che prendere i nostri biscotti e conservarli in un contenitore come questo, dove possano restare freschi a lungo. Questi sono appiccicati.